Per il rapporto Istat, le imprese che investono in formazione IT creano maggior valore, con più brevetti, marchi e design. Condivide questa valutazione? La condivido in pieno, guardi, ormai l'equazione innovazione, ricerca, competitività, crescita, occupazione è un'equazione quasi lineare che in tantissime economie ormai è stata percorsa da tanto tempo. Noi come Italia ci siamo finalmente messi in movimento, dobbiamo dircelo, siamo stati un po' distratti su questo negli ultimi 15 anni, però devo dire che da un lato la spinta delle imprese, dall'altro lo stesso governo che ha preso in mano questo argomento della innovazione tecnologica e del digitale in maniera molto più profonda, comincia a dare i suoi primi risultati. Non è un tema tecnologico. Noi stiamo ridisegnando l'economia del nostro paese, di questo dobbiamo renderci conto. E il capitale umano diventa un fattore determinante in tutto questo. Quindi le nuove professioni, la formazione scolastica, la formazione universitaria, gli istituti tecnici superiori, la formazione nelle imprese, ecco, diventano tutti quanti temi cruciali in questo percorso di trasformazione del paese.